corsa qui al Breda di Padova, sono 1640 metri da coprire. Macchina pronta al lancio, stacca in questo momento, partiti. Veloce Panellios Ors va in lotta con Pedru. Ecco i cavalli che vanno ad affrontare la prima piegata, Pedru sullo steccato, all'esterno c'è Panellios Ors. I due continuano le schermaglie iniziali, testa a testa, uno vicino all'altro. Passaggio ai 200. 14 netto, primi 200 di corsa. Pedro quindi al comando, si sistema sulla scia del battistrada adesso. Il 6 di Panellios Ors. Numero 2, la Zaromba va squalificato. Finisce qua la corsa del numero 2, Lazzaron Baba. 29-3, passaggio ai 400. Ecco i cavalli che stanno affrontando la piegata, la situazione. Con Pedru, Panellios Ors, Nicole Grad, One Piece, queste le prime posizioni, passaggio ai 600. 45 netto per i primi 600 di corsa, si torna a transitare sotto le tribune, la situazione, Pedru al comando, detta al ritmo, rimane Panellios Ors sulla scia del battistrada, Nicole Grad in terza posizione, prova l'avanzata adesso Pandemonium che cerca di portarsi sul gruppo di testa, 1-0-1-2, passaggio al mezzo miglio, gruppo piuttosto compatto quando andiamo alla penultima piegata, situazione che non cambia comunque nelle posizioni di testa, dove Pisacane con il suo Pedru continua a mantenere il comando delle operazioni. 1-16-6, intanto passaggio al chilometro, vicino a Pedru c'è sempre Panellios Ors, Nicole Grad, poi ancora il numero 5 di One Piece, siamo all'incirca 400 dall'epilogo. Cavalli che vanno ad affrontare l'ultima piegata, eccoli in curva con Pedro e Nicole Grad, uno vicino all'altro, i due che lottano adesso con l'avanzata di Loredan che in terza ruota si porta a ridosso del duo di testa, ecco l'azione di Loredan con Chiara Nardo che va ad impensierire Nicole Grad e Pedro, ultimi metri di corsa, azione di Loredan che si rivela vincente ed eccolo qua. Sul palo, solitario, davanti a Nicole Grad e a Pedro, davvero una prova di forza di Loredan con Chiara Nardo che si porta a casa il successo in questa quarta qui al Breda di Padova.